Sì, vai, ci chiamo. Girano i numeretti. Sì, 00 07 08. Sì. Ci stiamo? Sì. Allora, prima di iniziare questa registrazione, voglio ricordare una famosa battuta del grande Totò, il quale diceva che se bisogna nascere da famiglia nobile, e io modestamente non acqui. Ecco, noi siamo di quelli che lo abbiamo nacquiuto, e avendo nacquiuto ed essendo nobili di spirito, andiamo denunciando questa cialtroneria che comanda in Italia, e diamo la parola a Orazio, il quale illustrerà questa denuncia che, tra le tante che abbiamo fatto, è una delle più, in assoluto una delle più importanti, e denuncia le ruberie istituzionali di questo paese. Prego. Bene, ciao a cari amici, cominciamo subito un discorso, diciamo, un po' irto di difficoltà per qualcuno che non è aduso a parlare di finanza, ma che comunque già solo per quello che diremo, per le responsabilità che sono coinvolte in questa cosa, per le persone che sono coinvolte in questa cosa, sono veramente di carattere epocale. Allora, qui c'è questa nostra denuncia, bene in chiaro, in modo che non si possa pensare che non è vero, e devo dare merito però a Marco Della Luna, che ha all'avvocato, noto scrittore, è nostro amico Marco Della Luna. Marco Della Luna, che qualche giorno fa ha fatto una enunciazione di intenti in cui diceva che voleva denunciare questa cosa allo Stato italiano, alla Procura della Repubblica. Noi invece abbiamo fatto di più. Allora, intanto noi abbiamo una storia pregressa molto ampia, e vale la pena di dire che noi abbiamo denunciato alla magistratura ordinaria e alla Corte dei Conti, denunciando che la Corte dei Conti in molte occasioni, almeno quattro diverse denunce contro la Corte dei Conti, presentata anche alla Corte dei Conti per quanto di sua competenza, è venuta a mancare alle sue funzioni istituzionali principali. Allora, qui c'è un preludio in cui dico che, andando sul sito della Corte dei Conti, la presentazione della Corte dei Conti stessa, che fa di se stessa, è che rammenta il dettato del Regio Decreto del 12 luglio del 34, numero 1214, che dice, faccio solo un piccolo elenco, fra i suoi compiti, fa il riscontro dei decreti presidenziali, una volta del re, fa il riscontro delle spese dello Stato e varie altre menate del cavolo, parifica, rendiconto, eccetera eccetera, giudica sulle responsabilità dei danni arrecati all'erario dei pubblici funzionari retribuiti dallo Stato nell'esercizio delle sue funzioni, fra cui anche quello della Corte dei Conti. Non è che la Corte dei Conti è super partes. Chiedo scusa, interrompi. Pronto? Allora, noi possiamo continuare mentre Orazio risponde a una telefonata. Continuiamo su questa faccenda. Sì, allora guarda, tu aspetta lì, appena posso arrivo. Direi attorno a mezzogiorno e un quarto, più o meno. Qual è il concetto di base? Il concetto di base è che in questo stato, tieni presente che lì c'è il bar. C'è il bar, non funziona assolutamente. Lì, vicino, fuori la dal classe bar, dirigente, il bar, burocratica e politica, prescinde sistematicamente dalle normative statuali. A cominciare dalle normative sottintese. Ho un paio di pantaloni di velluto. Questo è il punto giallino. Allora, tu mi conosci. Siccome qui è tutto fasullo, noi denunciamo i singoli fatti, ma per arrivare a questa conclusione, la illegittimità di questo Stato, che si dimostra anche e soprattutto nella non corrispondenza con la Costituzione. Cioè, quello che a noi interessa sottolineare è questo: tu hai fatto la Costituzione, l'hai fatta approvare dopo lunghi dibattiti, eccetera, è stata messa a base dei rapporti sociali in questo paese dal 1948,
E allora il cacchio vuoi, o distruggi la Costituzione, o ti attieni, o ne fai un'altra, o ti attieni. O ti attieni alla Costituzione. Siccome non lo fai, tutto quello che fai oggi è illegittimo, è assolutamente illegittimo. Così come ha decretato la Corte Costituzionale, che ha detto che dal 2005 in poi l'elusione dalle norme fondamentali della Corte, della Costituzione, attuate dall'attuale Parlamento, che è assolutamente illegittimo, è del tutto falso, nullo. Portano all'annullamento totale di qualsiasi norma, di qualsiasi legge, soprattutto quelle delle tasse, che stanno tartassando un popolo di pecoroni che non hanno il coraggio di reagire. Fermo restando che sia le nostre denunce che la dichiarazione della Corte dei Conti potrà costituire al momento opportuno strumento per agire penalmente contro tutti coloro che oggi pretendono di comandare sugli italiani. Andiamo avanti. Allora, fra le altre incombenze della Corte dei Conti c'è, fra le tante che ho elencato prima, giudica sulle responsabilità per danni arrecati all'erario da pubblici funzionari attribuiti dallo Stato nell'esercizio delle funzioni, come dicevamo prima. Allora, che cosa vuol dire? Vuol dire che la Corte dei Conti, quando si firma un trattato internazionale, quando viene emanata una legge, quando viene disposto un qualunque azione dello Stato che preveda la spesa di qualcosa, deve verificare a priori se questa cosa è fattibile economicamente, se è conveniente allo Stato e se è eventualmente censurabile quello che hanno fatto o meno. E invece questo la Corte dei Conti in questo caso non l'ha mai fatto. E cosa non ha mai fatto? Allora, come Marco Della Luna e prima di lui anche gli altri due economisti indipendenti che si chiamano Claudio Bertoni e l'altro non mi ricordo in questo momento, hanno fatto una serie di domande, interpellanze alla Banca Centrale Europea, in cui chiedevano se rispondeva al vero l'articolo 123,2 che dice, allora l'articolo 123 dice: sono vietati la concessione di scoperti di conto o qualsiasi altra forma di facilitazione creditizia da parte della Banca Centrale Europea o da parte delle banche centrali degli Stati membri, in appresso denominate banche nazionali centrali, a istituzioni, organi e organismi dell'Unione, alle amministrazioni statali, agli enti regionali, locali, agli enti pubblici e altri organismi di diritto pubblico o imprese pubbliche degli Stati membri, così come l'acquisto diretto presso di essi di titoli di debito da parte della Banca Centrale Europea o delle banche centrali nazionali. Che vuol dire? Vuol dire che gli Stati non si possono autofinanziare attraverso le scamotage varie, senza entrare nel dettaglio. Però il comma 2 dice l'esatto contrario, e cioè: le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano agli enti creditizi di proprietà pubblica che nel contesto dell'offerta della liquidità da parte delle banche centrali devono ricevere dalle banche centrali nazionali e dalla Banca Centrale Europea lo stesso trattamento degli enti creditizi privati. Che vuol dire, tradotto in linguaggio comune? Questa è la cosa più importante. Eh sì, vuol dire che uno Stato membro, è vero, che partecipi, la cui banca centrale partecipa al SEBC, e cioè all'Associazione delle Banche che condividono la circolazione dell'euro e la struttura e il mantenimento del sistema euro, non possono loro in prima persona, pure se di proprietà pubblica, il che non è, perché hanno fatto tutta una serie di magheggi fra il 92 e il 2002, per cui tutte le 15 banche che hanno aderito sono in realtà banche nazionali solo di nome, perché in realtà sono tutte private. Attento, S.p.A. però basterebbe un 1,5%, un 2% di enti pubblici come azionisti della Banca Centrale per fare della Banca Centrale un ente che comunque sia ha una percentuale di pubblico. Sì, però non è questo il caso. Vabbè, non allora, è questo il caso, allora, approfittiamo per dirlo. Sì, allora, il discorso invece è questo, e cioè che lo Stato non si può autofinanziare attraverso queste procedure che abbiamo detto, ma lo può fare avendo il controllo del 51% di una banca che quindi a quel punto è di diritto pubblico a tutti gli effetti e quindi è emanazione diretta dello Stato, e nonostante che sia emanazione diretta dello Stato, però può essere equiparata esattamente come fanno le 20 arpie vampire delle banche specialiste
di aste pubbliche, di aste dei buoni del debito pubblico, e che cosa fanno? Che queste 20 vanno a comprare come sanguisughe il debito dello Stato e ci guadagnano dal 4 al 6% più o meno, no? A seconda degli anni, a seconda del tasso di sconto primario, eccetera. Allora, quello che è importante invece sapere è che facendo questa operazione di semplicissima realizzazione, perché lo Stato italiano ha una banca attraverso il controllo attraverso vie varie che adesso stanno cercando ovviamente di rubarsi, come hanno rubato tutto il resto, che si chiama la Cassa Depositi e Prestiti. Questa Cassa Depositi e Prestiti può benissimo, che gira circa 400 miliardi l'anno e passa transazioni bancarie di vario genere. Oh, tra l'altro la Cassa Depositi e Prestiti è stata messa in mezzo proprio di recente dall'attuale governo. Però bisogna vedere che cacchio fanno, non credo che loro prendano in considerazione queste enormi potenzialità. No, che non abbiamo, gliene frega niente, loro vogliono solo vampirizzare il tutto. Allora, il discorso è, quindi per concludere, che questa escamotage può rendere disponibile quel range fra lo 0,25 che è oggi il prime rate previsto dalla Banca Centrale Europea per le banche che vanno a chiedere i soldi in prestito, e il 4-5% a secondo anche di più fino al 6% che è il tasso di agio che lo Stato concede ai 20 arpie specialiste delle aste dei bot pubblici. Ecco, quindi lo Stato attraverso per esempio la Banca Depositi e Prestiti o un'altra banca da realizzare può prendere quel range del 3,75% che su 2.100 miliardi di interessi, gli interessi del 3,75% significano 70, 80, 90 miliardi di euro all'anno, che moltiplicati, perché questa cosa qui era già instillata nel trattato di Maastricht del 1992 e quindi era già in vigore nel 2002 quando è entrato in corso l'euro. Se fosse stato applicato questa procedura qui, l'Italia avrebbe risparmiato 8, 900, 1000 miliardi di euro, non qualche lira, potremmo avere meno della metà del debito pubblico, quindi poi fasullo anche quello, oltretutto tralasciamo pure, ma concedendo, ammesso e non concesso, che il debito pubblico fosse vero e esistesse davvero, in questo caso poi comunque sarebbe da decurtare di quella cifra della metà più o meno. Quindi, se non erro, la Germania ha un meccanismo del genere. Allora, la Germania, che come dicevamo prima, tanto ci millanta, tanto ci censura, no? Ci beffeggia, eccetera, eccetera, fa esattamente le stesse cose che facciamo noi, ma le fa peggio, perché quando noi le facciamo anche noi, allo stesso modo le facciamo anche meglio. E allora, la signora Germania c'ha una banca che si chiama KfW, che è l'analogo della banca della Cassa Depositi e Prestiti. Ma siccome la cosa ha funzionato bene e loro l'hanno fatto fin dal primo giorno, quindi non da adesso, ma dal primo giorno dell'entrata in vigore dell'euro, la KfW ha tutta una serie di caratteristiche che oramai sono state copiate anche dai francesi attraverso la banca pubblica di investimento, e poi qui sul sito troverete eventualmente quando riusciremo a rimettere in piedi il sito, perché ce l'hanno crashato, ci hanno bombardato e adesso finalmente speriamo di rimetterlo in piedi. E quindi la stessa cosa stanno facendo adesso anche gli inglesi. Quindi, cari amici, sappiate bene che quando i signori giornalisti, detrattori e sputtanatori, gettatori di merda a pagamento sulla morale italiana, sulle capacità italiane, quando fanno questa operazione è perché sono pagati, perché noi fino a prova contraria, fino a qualche anno fa, eravamo un paese manufatturiero quarto al mondo, prima della Germania, la grande Germania era appresso a noi, e tutto quello che sta succedendo adesso è stato fatto esclusivamente, come ha detto anche tante volte Nino Galloni, ad uso e consumo dei tedeschi, che si sono tolti dalle palle un concorrente molto più bravo di loro, capito?
quindi tedeschi e anche francesi, certo, ma in particolare i tedeschi erano concorrenti diretti, i francesi da un pezzo che eravamo sul classaggio, ma noi li abbiamo sul classati non avendo materia prima, oltretutto, e energia, l'unica nostra materia prima è il cervello degli italiani, che vogliono annichilire, capito? Adesso loro il vero handicap che loro hanno oggi è quelli che tentano in tutte le maniere di annichilire il cervello degli italiani, che è l'unica cosa che ci è rimasta. Non per niente i nostri migliori cervelli se li prendono in Germania. Mia nipote, che è ricercatrice di fisica teorica, che qui a Federico II prendeva 800 euro al mese, come ha mandato un'email, il giorno dopo l'hanno convocata, gli hanno pagato il viaggio avanti e indietro, l'albergo eccetera, e l'hanno presa a 3.000 euro al mese, vitto e alloggio. Ecco questo per dire, ecco. Questa è la situazione, cioè noi abbiamo la meglio gioventù e ce la rubano gli altri, dopo che l'abbiamo fermata. Qui veramente sono costretti a deprimersi grattandosi le palle, quindi a questo punto è meglio che se ne vada. Almeno fanno esperienza e poi ce la riporta. Qualora ci fosse una politica di rientro. Ma ci sarà. Quando ci sarà, ci sarà. Li facciamo tornare e diamo 20.000 ai politicanti, diamo zero e ci restituiscono tutto il maltolto. Ah, e loro diamo 20.000. Esattamente, perfetto. Ciao.